Ancora una volta il camper vaccinazione è presente, ospite nel nostro territorio comunale, quest'oggi qui alla Barakrit, in zona Ferrantina Bibbiena, quindi un ringraziamento all'azienda Barakrit che ha permesso tutto questo in una bella giornata, peraltro anche di sole, quindi anche il tempo ci assiste, è iniziato da poco e già sono venute alcune persone, è importante, lo ricordo, vaccinarsi, quindi il mio più che altro è un appello alle persone che ancora non l'hanno fatto o a coloro che devono fare ancora la seconda dose a venire. Ricordo, senza prenotazione è possibile venire qui alla Barakit fino alle 18 di oggi, poi il camper vaccinazione sarà ancora ospite nel nostro territorio ad inizio ottobre di fronte alla Confartigianato, vi diremo poi in questi giorni quale sarà la data e l'orario preciso e poi abbiamo fatto richiesta anche per la fiera di Bibbiena che ci sarà l'11 ottobre, ancora dobbiamo avere risposta, una presenza importante per dare possibilità ancora di più alle persone che ancora non hanno potuto fare questo vaccino per vari motivi di venirlo a fare perché è l'unico modo per uscirne. Ricordo che grazie ai vaccini in questo momento nel nostro territorio sono solamente 5 le persone positive, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso erano addirittura 5 volte superiori, per poi, come sappiamo, è andata ancora peggio, quindi davvero il vaccino è la soluzione, facciamolo, venite a farlo. Ok, buongiorno, siamo molto lieti oggi di poter ospitare presso l'ingresso del nostro stabilimento il camper vaccinale che diciamo, nasce da un accordo tra la ASL Sud-Est, Confindustria, che fin da subito ci ha visto veramente molto entusiasti di aderire a questa iniziativa che coinvolge tante le principali realtà produttive del territorio aretino. So che insieme a noi ci sono Prada, 1R, Menci, insomma, che sono nostri amici e anche clienti e quindi siamo ben lieti di far parte di questo network. L'iniziativa ci fa molto piacere perché poi, anche alla luce dell'evoluzione normativa che ha previsto l'obbligo di Green Pass dal 15 di ottobre, coincide anche bene da un punto di vista di tempistica per dare l'opportunità ai nostri dipendenti, ma anche a tutti, diciamo, gli esterni, visitatori o comunque insomma membri della comunità che vogliano gratuitamente avere il vaccino, di poterlo fare, anche avere spiegazioni, non solo farsi il vaccino, ma anche poter parlare con medici competenti, magari sfatare qualche dubbio o semplicemente avere delle rassicurazioni in più. Diciamo che come Barakit, insomma, siamo sempre stati fin dall'inizio della pandemia molto attenti all'aspetto sanitario perché la nostra famiglia Barakit sono 350 dipendenti e poi tutto l'indotto. E quindi fin da subito siamo consapevoli che impatto potrebbe avere sul territorio, diciamo, un focolaio o comunque l'emerge di casi dentro la nostra azienda. Quindi dall'anno scorso abbiamo fatto test sierologici, insomma, e tante iniziative sempre a tutela della salvaguardia della salute dei nostri collaboratori. Quindi questo, diciamo, è un po' il sigillo finale e speriamo di convincere anche gli ultimi indecisi, che fortunatamente non sono tanti, ma ancora qualcuno c'è e insomma penso che queste iniziative siano assolutamente importantissime per la collettività, quindi ci crediamo fortemente, speriamo che in giornata fino alle 6 siamo qua, la misericordia si è resa veramente molto disponibile e quindi speriamo di poter coinvolgere il maggior numero di persone. Bene, in primo luogo vorrei fare i complimenti all'azienda per aver promosso questa metodologia di poter essere vicino al cittadino nelle varie sedi, che siano i paesi, che siano le piazze, che siano in questo caso appunto le grosse aziende della nostra zona. Un'iniziativa che è stata da noi della Misericordia supportata da un punto di vista logistico e di strumentazione, avendo a disposizione, avendo organizzato un sistema che ci permette di essere estremamente sicuri per la gestione, la conservazione e per far fronte a qualsiasi cosa possa succedere dal punto di vista appunto della gestione vaccinale. L'iniziativa, dicevo, è un'iniziativa importante. Il cittadino viene e ha la possibilità di farci domande, di fare domande al medico vaccinatore, all'infermiere, è quindi rassicurato in un certo modo e quindi è più propenso, diciamo così, avendo ricevuto infatti in questo periodo una serie di pazienti, non di pazienti, di cittadini che si sono vaccinati e che avevano dei dubbi riguardo appunto la vaccinazione, che noi siamo riusciti in qualche modo a poter dare soddisfazione. Ecco.